Ciao a tutti ragazzi, Luke and Thorn vi dà una buona notizia, cioè Luke and Thorn è tornato per voi. Ho finito la maturità, quindi direi che è anche tempo di riprendere in mano le nostre vecchie glorie. Quindi ragazzi, tra un poco ve lo dico, si ripartirà con Napoleon ed Empire a manetta. Se vedete che fatico un poco di più a zoomare o altro, è perché praticamente ho dovuto cambiare mouse, e quindi per un poco vedrete l'inquadratura un po' più impacciate, perché ecco, il mouse deve carburare un po'. Però allora ragazzi, scontro classico, Russia contro, praticamente abbiamo Russia contro Francia, quindi bisognerà vedere come gestirsela al meglio, perché ovviamente non sarà una battaglia facile, ve lo dico ragazzi, non mi aspetto che sia facile, perché ovviamente la Russia si sapeva ragazzi, non aveva questa iper fanteria come ce l'aveva invece la Francia. Anche se effettivamente ragazzi, posso dirvi una cosa, questa mod mi sta piacendo tanto, perché ecco, le unità russe sono davvero caratterizzate non bene di più, ma anche soprattutto per il fatto ragazzi che questa mod concede tanto, soprattutto in quanto riguarda tattica, e infatti spero di riuscire a fare qualcosa di buono. Allora, i saperi, ad esempio ragazzi, i saperi sono qualcosa di molto particolare, perché sono ingegneri e sono una nuova unità che è stata aggiunta nella versione 4.0. ragazzi, ve lo dico, la versione 4.0 davvero non mi sta piacendo tanto, ma di più, perché comunque è fatta, ha un suo perché questa versione, devo essere sincero, ha un suo perché, è fatta davvero ad hoc, secondo me è fatta davvero molto ad hoc. Poi passiamo anche a questi altri saperi qua, come al solito. Allora vediamo Lebguardi Prezenovsky, dobbiamo metterlo ovviamente al centro perché saranno eventualmente di rinforzo. Allora vediamo un poco qua, soprattutto i veteran Yegira li metterei qua, che sono un po' più nascosti, e lascerei sparare, mentre ovviamente altri veteran Yegira stanno messi qua. E io direi sì, sono perfetti, anzi mettiamoli qua e lasciamoli stare, anzi no, la cavalleria mettiamola qua dietro, in maniera tale che no, non sono nascosti, sono nascosti proprio una cippa, quindi non mi piace come ora sono nascosti. Ad esempio ragazzi, soprattutto guardate questi veteran Yigiria come sono fatti bene, mi gustano davvero tanto, ed eventualmente li terrò qua proprio se il nemico dovesse riuscire a sfondare. Poi vi faccio vedere anche una nuova novità, questo qui si chiama centro di comando mobile, e praticamente cosa consiste? Come potete vedere vi sono i generali a piedi, cioè vi sono dei skin pack scelti a caso. Ad esempio una volta mi è capitato Kutuzov, ora mi è capitato un altro generale che ora non mi ricordo esattamente chi possa essere. Però vedete, sono vari generali appiedati, e questa qui ha una particolarità, cioè praticamente non può essere sparata, non può essere colpita dal cannone, non possono essere colpiti dai proiettili, quindi praticamente anche se li metti nel bel mezzo del campo di battaglia non ti muore questa unità, a meno che non viene attaccata direttamente, quindi in maniera proprio diretta, senza troppi complimenti, da come si chiama? Non ti viene attaccata senza troppi complimenti dalla fanteria. Poi ecco, prendiamo il generale, e dove stava il centro di comando? Allora, il centro di comando lo mettiamo, il centro di comando mobile lo mettiamo qua dietro al generale, in maniera tale che facciamo anche più similare alle battaglie napoleoniche. Comunque ragazzi, vedremo un po' questa battaglia come si metterà, anche perché comunque ecco,
siamo nella Prussia, siamo in un contesto prussiano. Allora, vediamo un po'. Ovviamente l'esercito nemico non si vede, però si può sentire. Ad esempio, qua si può notare che i loro ingegneri hanno messo delle mine. Mentre invece i miei ingegneri non hanno messo nemmeno niente. Io più che altro, ragazzi, lascerò che il nemico si avvicini, perché ovviamente voglio che il nemico si avvicini in maniera tale che possiamo fare male. Anzi, no, i saperi li faccio avanzare, come anche qua davanti voglio farli avanzare, in maniera tale che eventualmente possano mettere dei bellissimi spuntoni. Poi qua, ragazzi, io direi qua e qua fanteria leggera, perché la fanteria leggera serve. E quindi a questo punto, perché ovviamente nell'epoca napoleonica non erano tutti cecchini. Un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente è che, ecco, hanno depotenziato tantissimo tipo queste unità di schermagliatori, che in realtà, cioè, avrebbero deciso, facevi uno spam di schermagliatori, non li facevi affatto avvicinare, due cannoni, un paio di corazzieri e avevi vinto anche contro la vecchia guardia. Questa qui invece non mi piaceva molto come cosa, ed effettivamente hanno fatto un gran bel lavoro, perché hanno reso il compito di, ecco, di vincere anche il compito degli schermagliatori più arduo. E questo personalmente mi è piaciuto tanto come mossa, perché ovviamente non, le battaglie duravano tanto. Poi, ragazzi, ovviamente velocizziamo un poco, perché ovviamente non è che possiamo stare qua a farci la palla. Allora, indubbiamente, vediamo un poco qua. Questo qua li rimettiamo in riga, perché è giusto che torni in riga. Poi questi saperi invece li faccio muovere di qua. E che cacchio, perché mi devono sempre scomporre sta linea, dannazione? Io l'adoro come sono stati messi in linea questi uomini. Allora, questi uomini ritornano in linea perfettamente, perfetto. Allora, poi questi saperi invece li faccio muovere verso questo boschetto qua, in maniera tale che potrebbero essere anche nascosti, sperando che il primo ingaggio possa avvenire su questa parte di riva. Poi ovviamente qua se faccio mettere questi schermagliatori qui, sarebbe l'ideale, in maniera tale che potrei anche tendergli un'eventuale imboscata. Poi questi saperi ovviamente li facciamo sparare, perché non è che stanno qui a fare belle statuine. Sono nascosti? Sì, perfetto. Allora, facciamoli muovere velocemente. Più che altro, ragazzi, ve l'ho detto, non so dove sia il nemico, non so dove si stia muovendo. So solo che, ecco, il generale si sta muovendo. Ragazzi, come potete notare, sono stati anche reskinnati in un nuovo. Ovviamente il generale è mezzo bugato, ma non è che me ne importa più di tanto. Oh cavolo, ragazzi, c'è addirittura una spedizione in avanscoperta. Anzi, addirittura, ragazzi, guardate qua. Addirittura hanno mandato, ovviamente, giustamente, come avrei fatto anch'io, avrei mandato anch'io il cannone in avanscoperta. Però non ho capito perché il loro cannone sta sparando da questa situazione, anche se comunque effettivamente il mio cannone si sta dimostrando molto più preciso al momento. Però al momento non ci sono tantissime vittime, quindi posso starmene anche tra. Oddio, ma questi saperi sono rimasti ancora qua. Oddio, ok. E il mongolino d'oro ai saperi va ai saperi. Quindi, ok, mamma mia. Cioè, ho iniziato a perdere alcuni uomini grazie al fatto che non me li ero controllati. Quindi, allora, prima di tutto teniamoceli qua questi schermagliatori, perché possono essere pericolosi. Infatti, vediamo un po' qua, soprattutto questa cavalleria, come si mette. E voglio soprattutto continuare a tenerli nascosti questi uomini, perché ovviamente possono far male. Ok, ragazzi, non sparate. Non sparate, non sparate, voglio che sia una cosa improvvisa. Vai ragazzi, sparate, sparate. Ah, vai ragazzi. Vai ragazzi, fategli male, fategli parecchio male, voglio vederli soffrire. Purtroppo, ecco, per fortuna non mi stanno attaccando la fanteria leggera, però da quello che sto vedendo la cavalleria sta andando bella, bella caricante, sta andando bella natural durante, quindi. Ai 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 ai. Non la vedo bene, non la vedo bene, non la vedo bene, non la vedo bene. Ok, ragazzi, caricate, caricate, caricate. Voglio vedere soprattutto come. Aia, quello faceva male. Voglio vedere soprattutto come ve la. Ragazzi, il fatto di carica e controcarica è una cosa assurda.
merda. I nostri uomini sono in fuga, signore. Vabbè, non avevo tante speranze, però ora so che vi è della cavalleria che è perversa. E ho fatto bene a far trincerare le mie fanterie qua in questa posizione. Infatti ora mettiamo anche questa fanteria qui a quadrato, eventualmente in maniera tale che la cavalleria si fa il doppio del male. Quindi almeno su questo posso stare abbastanza tranquillo. Però soprattutto, ragazzi, c'è la mia artiglieria che li sta massacrando, quindi eventualmente posso starmene abbastanza tranquillo. Ecco, ragazzi, questo qui è il momento giusto, ad esempio, anche per fargli parecchio male. Però, ecco, la cavalleria avversaria non mi preoccupa più di tanto, anche se mi massacrasse questa unità di veteran Yegir. Allora, vediamo soprattutto qua questa bellissima fanteria del secondo reggimento di Chevelle Gere della sede della Garde. Cioè, hanno un nome assurdo questi qua, però effettivamente si usavano all'epoca. Quindi ci sono un paio di persone che avrebbero parecchio da ridire. Però ecco, devo cercare di tenermi la cavalleria più cara possibile, in maniera tale che posso starmene proprio tranquillo, senza nemmeno troppi problemi. Però ecco, voglio assolutamente mantenermi il più possibile fermo, in maniera tale che il nemico sia costretto, ecco, a caricarmi, a far staccare i suoi cavalli, in maniera tale che si possa fare tanto male. Queste sono le mie speranze, infatti deve succedere così, perché così, in maniera tale che io sto tranquillo. Soprattutto per il fatto che, da quello che sto capendo, la sua cavalleria sta venendo letteralmente massacrata. Allora, tanto la sua artiglieria non è che mi preoccupa più di tanto. Cioè, sta provando a sparare di qua, quindi non mi preoccupa. Cioè, posso anche perdere qualche ometto qui, tanto sono perdite accettabili. Poi, ecco, ad esempio questi corazzieri io li farei spostare da qua. Iniziamo un po' a fare qualche mezza manovra di aggiramento. Anche se, effettivamente, ragazzi, io ora ho solo un quinto d'esercito nemico qua sotto. Non so, perché sta facendo stancare così tanto la sua cavalleria. Forse starà cercando una maniera per salvarsi. Anche se effettivamente, ragazzi, con questi pochi cannoni non si può fare più di tanto. Può fare più quanto è solito. Soprattutto, ragazzi, i loro pezzi di artiglieria, questo il 4 libre francese, non era precisissimo dell'artiglieria della Garde. Quindi almeno su questo posso stare tranquillo. Però qua sento parecchia fanteria. Sento tanta fanteria, quindi potrebbe essere qualcosa di abbastanza difficile. Qua vedo soprattutto, ragazzi, questi Hussard, soprattutto questa fanteria, può fare parecchio male, quindi ragazzi, ritornate, non voglio che fate gli eroi, avete perso già tanti uomini, quindi c'è, cioè, da 200 a ridursi a 94, la dice lunga su quanto questa cavalleria si sia divertita. Però effettivamente non sto capendo perché sta continuando a far correre come dei deficienti la sua cavalleria. Anche se, ecco, non voglio che facciano gli eroi, non voglio che rischino la vita in maniera stupida questi uomini, perché ovviamente gli schermagliatori ovviamente servono come il pane, quindi no, non li voglio più in corpo a corpo, li voglio solo così. Un'altra cosa che mi piace ovviamente molto è che hanno continuato a far lasciare le varie artiglierie a colpi infiniti, e questo è un bene sia per me sia per voi. Comunque, ovviamente, ragazzi, l'artiglieria sta facendo la sua porca figura, vorrei dire. Ecco, però mamma mia, ammazzate. Cioè, non è morto. Ah, è morto qualcuno qua, però non vedo tanti morti qua a terra, devo essere sincero. Non vedo tanti cavalli morti, quindi vabbè, comunque, vediamo un po' qua. Ecco, sta sparando ad Mentula Canis questa artiglieria, però non mi sta a beccare nessuno, quindi posso stare anche molto tranquillo, soprattutto perché sono moschettieri veterani, quindi ne hanno viste di battaglie questi ragazzi. Allora, vabbè, cioè, arriveranno disintegrati questa cavalleria, quindi, cioè, che la fai correre a fare, razza di stupida? Vabbè, ragazzi, ricordiamo che sto sempre combattendo contro una IA, perché non è che sono tanti che possiedono la napoleonica. Comunque ho visto che vi è una bella community molto affezionata a questa mod, e questo mi fa davvero piacere, perché vuol dire che ci sono anche degli altri fanatici, tra virgolette, dell'estetica come me. Allora, vediamo soprattutto questa cavalleria, che bella fine che farà, anche se io già so che bella fine che farà sta cavalleria, perché saranno belli che massacrati tra un po', quindi io direi soprattutto quest'altra fanteria farla ritornare indietro.
Indietro, subito. Subito, ragazzi, dovete correre. Dovete correre. Non me ne importa, dovete correre. Allora, perfetto. Ma è andata che così diamo anche l'opportunità anche a questi altri pezzi di sparare. Fare un po' più. Ma si è bugata quella cavalleria, si è bugata letteralmente, quindi. Ok, si farà molto male questa cavalleria. Prevedo tanti cavalli morti. Prevedo tanta morte qui, eh. Prevedo questa cavalleria che si è... Ah, finalmente si sono decisi, ok. Letteralmente non c'è arrivato quasi nessuno ad attaccarmi i miei uomini, quindi cioè sono morti i secondi, però cioè, un attacco più che ottimo. Beh, ragazzi, ecco a cosa servono i paletti dinanzi alla fanteria. Ecco a cosa servono i paletti. Il bello è che una cosa che mi è piaciuta molto, per certi versi hanno indietreggiato e poi hanno avanzato. E questa è una cosa che personalmente mi è gustato tantissimo. Ecco, ora stanno ricandicando tutti quanti in simultanea come tanti bei soldatini. Che belli. Che belli questi uomini. Sanno come far male a dei cavalli. Cicciolina non approverebbe, però non fa niente, mica siamo cicciolina noi. Allora, veniamo soprattutto qua, ragazzi. Penso che questa battaglia la dividerò in due parti. Cosa buona e giusta per il gameplay in due parti. Ahia, ragazzi, qua già si prospettano botte, ve lo dico. Qua si prospetteranno botte brutali, soprattutto perché stanno arrivando il 57esimo, le Terrible. E questi anche nella Napoleone sanno come fare male, ve lo dico, sanno come fare male. Quindi devo assolutamente sfoltirli immediatamente, perché possono dare una bella svolta alla battaglia. Quindi effettivamente mi serve della fanteria che sappia reggere il confronto, anche se comunque i miei veteran musketeer dovrebbero fare parecchio la differenza, perché ecco, alcuni reggimenti già stanno fuggendo. Questi volticieri di infanteria in linea. Solo una cosa, signori, è tempo di una carica brutale e selvaggia contro questi francesotti da quattro. Poi, ragazzi, vi dico una cosa: dopo che ho tolto comunque le bandiere, i segnalini comunque delle varie unità, mi diverto di più a fare le battaglie, perché non so se l'unità regge oppure no. Quindi personalmente mi trovo anche meglio. Qui si capisce che sono fuggiti, quindi immediatamente togliere il corpo a corpo e rimetterli immediatamente in linea con anche questi altri qua. Se qua si vede che sono fuggiti, quindi immediatamente, ragazzi, immediatamente ritornare nella formazione di linea. Immediatamente, ragazzi, dovete tornare immediatamente in linea. Voglio una linea perfetta, voglio una linea compatta. Vi voglio praticamente che possiate fare male al nemico. Poi vediamo soprattutto qua come si sta mettendo la situazione. Ok, qua si stanno sparando allegramente, si stanno lasciando in un rapporto di amorosi bombardamenti. Ok, mi sa già che questo stanno facendo la fine dei topi qui. Soprattutto, ragazzi, guardate i sapere. Questi sapere cosa sono? Sono praticamente l'equivalente mio dei saperi. I sapere sono praticamente gli ingegneri dell'esercito, e questi possono fare davvero male. Poi, ad esempio, ecco, qua si stanno prendendo parecchie botte. Vedo che sono anche abbastanza turbanti, quindi la cosa è buona per me. Che ovviamente si stanno prendendo colpi di cannone, colpi di proiettili, di tutto tipo, praticamente. Un'orgia pura. Come direbbe in mano il canto, un'orgia pura a priori. E quindi almeno su questo, ragazzi, stiamo messi abbastanza bene. Ovviamente la cavalleria non deve essere subito intercettata, anche se ovviamente sono fucilieri di linea circoscritti, quindi posso fare la mia porca figura, tra virgolette. Qua che c'è invece? Ah, qua stanno venendo sparati allegramente dal... Qua davvero
Presto vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore. Subito la gloriosa vittoria. Ovviamente le perdite mie si stanno riducendo al minimo, mentre invece le perdite nemiche sono un bel poco, vorrei dire. Soprattutto guardate ragazzi, questi fucilieri di linea, anche se li ho caricati da davanti, però ovviamente sono lancieri circoscritti, quindi ho detto posso fare la mia porca pure e posso fare parecchio male. Soprattutto ecco la cavalleria che è titubante, questi qua che si sono confidenti, però voltigeur di linea, posso fare molto male a loro. Beh, oddio, la situazione francese non è l'ideale, devo essere sincero, perché allora si trovano comunque fanteria veterana che può fare male. La veterana da un lato della spada, cannoni davanti. No, non mi piace molto la situazione, stanno attraversando l'esercito francese, perché proprio che altro ragazzi, mi avevo un tradisco della vecchia guardia, quindi carabinieri d'infanteria. Ad esempio questo qui ragazzi, una delle nuove unità, i carabinieri. Poi qua ad esempio ecco fucilieri di linea circoscritti. Poi qua abbiamo anche un altro 57esimo di linea, cioè ce ne avevano due. Poi ad esempio fucilieri di linea veterani qua che stanno davvero, cioè ragazzi stanno, cioè questi uomini stanno facendo davvero una porca figura, mamma mia. Ok ragazzi, cioè l'ho detto, le mie perdite davvero si stanno riducendo a un paio di, quanto saranno? 200-300 uomini, invece qua proprio è passato proprio. Cioè mi dispiace pure per certi versi, mi dispiace per questi uomini, però effettivamente se le stanno prendendo le botte. Però ecco, Napoleon è bello anche per questo. Carabinieri, cioè stiamo andando tutto. Vuole sfondare su questo lato, anche se non si è reso conto che c'ho ancora una bella riserva qui, c'ho ancora due unità d'elite. Gli uomini sono stanchi, signore, devono riposare. Sì, però qua nel frattempo stanno facendo anche loro porca figura, Qua però nel frattempo, cioè le botte le sto prendendo, però le sto anche dando, sto restituendo tutti i favori che Napoleone mi ha dato, quindi allora, vediamo soprattutto qui come si mette la situazione. Allora, prendiamo queste due bellissime unità e facciamole avanzare, perché è cosa buona e giusta. Effettivamente ragazzi, la battaglia è abbastanza buona, ha abbastanza possibilità di vincere. Tutto per il fatto che ecco, quale esercito francese non si capisce che vuole fare, perché è una strettoia. E praticamente vuole sfondare a tutti i costi quando si vede male, praticamente questo è lo zoppo unico. Però anche di qua le sto dando le botte anche di qua, quindi. Signori, è tempo di una carica kamikaze. Ok, comunque ragazzi, vi ho detto, qua di sempre può lasciare stare che è stato un gangbang assurdo, Qua proprio le botte l'esercito francese le ha prese. Però non avevo intravisto che quando avevo scelto casuale comunque c'erano anche alcuni della vecchia guardia. Però effettivamente la vecchia guardia non l'ho ancora vista, quindi
che se le sia tenute proprio di riserva, della riserva della riserva. Ah, eccola qua, ragazzi. Eccola qua, il reggimento di granatieri della vecchia guardia. Aia. Che addirittura sono stato così pazzo da mandare solo un... I nostri uomini sono in fuga, signore. Chi è che sta fuggendo? Chi è che sta fuggendo? Chi è stato questo disonore dell'esercito russo? Cioè, addirittura... Ah, allora, scusatemi, ma ora posso bombardarli allegramente, allora. Ora posso anche fare così e questi altri qua invece li faccio bombardare da questi altri qua. Quindi, scusatemi, ma sarà... Ma avete bisogno di una bella lezione, brutti francesi. Brutti francesi stupidi e puzzolenti. Aia, l'ho fatto male. Ovviamente, ragazzi, la situazione per i francesi non è rosea. Posso dire solo questo. Ok, ragazzi, c'è la possibilità di una nuova bella salva. Non fare ancora male. Ragazzi, guarda, ecco. Ma secondo me ci sono stati più morti qua che in tutto il campo di battaglia, infatti, effettivamente. Però anche qua, ragazzi, le botte ci sono state anche qua, devo essere sincero. Fusilier di linea. Ok, ora sta qua a riposare. Quindi allora, a questo punto, visto che hanno riposato abbastanza questi uomini, poi vi è qualche altro... Ah, qua ci sono altri corazzieri. Però a questo punto posso anche... Ok, altre truppe in fuga e altri che... Si capisce più nel merito Putino. Mai dare le spalle a un nemico. Ok. Ok, ragazzi, voglio proprio la distruzione di questa guardia. Sono shaken, sono stupanti e ora addio, arrivederci, ragazzi. E come disse Napoleone a Waterloo, the old guard has broken. Questo qui, chi non ha visto la battaglia di Waterloo non ha visto niente, perché è un film fantastico sulle guerre napoleoniche, soprattutto, ragazzi, sulla battaglia, tra virgolette, capolavoro, disastro dell'epoca napoleonica. Quindi, se volete parlare di Napoleone, dovreste almeno vedere quel film. Poi chi l'ha visto l'ha visto, chi non l'ha visto non fa niente, ragazzi, andatevelo a vedere, perché lo trovate su YouTube tranquillamente sottotitolato in inglese. Poi andate nei caption, cioè nei sottotitoli, mettete italiano, vi esce tranquillamente i sottotitoli in italiano, anche abbastanza, cioè molto molto ben fatti. Quindi, ragazzi, come potete notare, la battaglia praticamente sta volgendo praticamente al termine. Io direi che tre quarti oramai quello che resta dell'esercito francese è solo il generale, quindi direi che ora possiamo prenderlo e massacrarlo per bene. Quindi, ragazzi, io direi che con questa carica finale di questi cavalierigaschi Polk siamo giunti oramai alla fine di questa battaglia sanguinosissima. Quindi io direi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi, fatemi sapere se volete altri video della Napoleonic. Abbiamo ucciso il loro generale, signore. Abbiamo Andranno nel panico. Abbiamo finalmente avuto una preview della Napoleonic 4.0, ovviamente, anche se con molto ritardo. Però c'è stato questo gameplay. Fatemi sapere, ragazzi, se vi è piaciuto questo gameplay, se l'avete trovato stimolante. Quindi, ragazzi, l'ho detto, da Luca è tutto. Dopo che
facciamo questa carica finale, non c'è stato nemmeno tanto bisogno di dividere le due parti. Ovviamente questa cavalleria più giovane si vede. Ok, tra l'altro un cavaliere che è caduto da solo, vabbè, non fa niente. Ed ecco qua ragazzi, io direi che il video gameplay termina qui. Luca Antonio è tutto, lasciate un big like, un commentino, soprattutto ragazzi, con questo video festeggiamo un anno di Luca Antonio Channel e i 340 iscritti superati. Quindi ragazzi, io davvero vi ringrazio per questo grandissimo traguardo che abbiamo raggiunto insieme, perché siamo stati tutti quanti sempre accomunati da una passione, cioè quella dei Total War, e soprattutto anche dalla passione per la storia. Quindi ragazzi, ho anche superato l'esame di maturità, quindi proprio della serie non ci lasceremo mai. Da Luca Antonio è tutto, vediamo soprattutto quanti uomini c'erano. Quindi ragazzi, da Luca Antonio è tutto, noi ci vedremo ai prossimi gameplay. Lasciate un big like, un commentone ed eventualmente iscrivetevi se la battaglia vi è piaciuta e soprattutto se vi piace il mio canale. Noi ci vedremo ai prossimi gameplay. Ciao!